Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Laz06 e oggi siamo qui con una recensione con il libro La scoperta e la conquista del Perù di Pedro Fiesa de León, che è incentrato sui tre itinerari di Francisco Pizarro che hanno poi portato alla conquista da parte della Spagna dell'impero Inca. Questo libro sarà diviso in tre parti. Le notizie sull'autore, cioè su Pedro Fiesa de León, due notizie poi sull'impero Inca e poi alla fine il mio commento. Partiamo con le notizie su Pedro Fiesa de León, che nasce a Llerena in Estremadura nel 1518 e appena adolescente nel 1538 si imbarca per le Indie, dove vive un'esperienza da soldato prima e poi diventa cronista de Indias grazie a una nomina del 1548 dell'Audiencia di Lima. Grazie a questa nomina ha accesso a molte fonti scritte che lo aiutano nella realizzazione della sua opera, cioè la Cronica del Perù. Il libro che ho letto, cioè La scoperta e la conquista del Perù dell'edizione Qualibet 2020 con la traduzione di Carla Forti, è solo una delle quattro parti che compone un enorme libro, cioè la sua opera, che nella prima parte viene spiegata e vengono spiegati e raccontati i luoghi dell'impero Inca, nella seconda parte la civiltà e la storia dell'impero Inca. Nella quarta parte, che è rimasta poi incompiuta, vengono spiegate le guerre fra i conquistadores. Per quanto riguarda l'impero Inca, il territorio andava dall'odierno Ecuador, e c'era appunto una delle due capitali, cioè la città di Quito, e poi comprendeva l'odierno Perù, il Cile e l'Argentina nord-occidentale, e la seconda capitale era Cusco. Ad esempio la civiltà Inca non conosceva la scrittura, ma teneva conto delle cose grazie a un sistema di cordicelle e nodi. Non conosceva neppure la ruota, ma ad esempio erano molto ingegnosi e sapevano spostare dei massi di grandi dimensioni. Ad esempio, per il libro vengono citati tre sovrani Inca. Quello più vecchio, diciamo, possiamo dire, quello che è venuto prima, è Huayna Capac, che nel libro viene detto Huayna Capac, e secondo Pedro Fiesa de León è morto a causa del vaiolo che è stato portato da Pizarro nel suo secondo viaggio sulle coste dell'impero Inca. Dopo la morte dell'imperatore, i suoi due figli, cioè Huascar, detto Huascar nel libro di Pedro, e Atahualpa, combattono per il potere. Alla fine avrà la meglio Atahualpa, che però dovrà poi affrontare gli spagnoli. Ovviamente il modo in cui Pizarro e gli spagnoli conquistano l'impero Inca ve lo lascio scoprire a voi. Quindi passiamo al mio commento. A me il libro è piaciuto molto, anche perché si capisce che è stato scritto nel XVI secolo, anche perché ci sono numerosi riferimenti a Dio e alla religione cattolica, anche perché in Spagna c'erano solamente cristiani, perché nel 1492, oltre alla scoperta dell'America, nella prima parte dell'anno, cioè a gennaio, c'era stata anche la caduta di Granada e quindi era finita la Reconquista, e quindi la Spagna sotto i re cattolici, cioè Fernando di Aragona e Isabella di Castiglia, si era unita, diciamo, la Spagna che conosciamo oggi. E quindi essere spagnolo voleva dire essere cristiano, era una conseguenza, anche perché poi erano stati, dopo la Reconquista, erano stati anche espulsi tutti gli ebrei. A me poi personalmente piace molto il tema delle scoperte geografiche, perché è un argomento che è molto moderno, secondo me, e fa capire molte cose del mondo che viviamo oggi. Ad esempio, si capisce perché in questi paesi che ho citato, cioè Ecuador, Perù,
Cile, Argentina, si parla poi spagnolo. E inoltre a me piace molto la sfida fra l'uomo e l'ignoto, anche perché questi conquistatori non sapevano a che cosa andavano incontro. Mi piace molto anche l'incontro fra l'uomo, cioè gli spagnoli, e le popolazioni amerinde, ed è una cosa che mi affascina molto. Ovviamente il libro è molto lungo, sono più di 500 pagine, per l'esattezza sono 540, divise in 97 capitoli, e questo aiuta molto il lettore. I capitoli sono molto corti e facilitano molto la lettura, soprattutto alla sera, quando ad esempio si è stanchi. Ad esempio io leggo solamente la sera, perché quando ho tempo, e diciamo che è molto facile, anche perché i capitoli sono composti da poche pagine, quindi anche se si ha poco tempo e si possono leggere solo ad esempio 6 pagine, si può leggere il capitolo senza interrompere la lettura a metà di un capitolo e poi ad esempio non ricordarsi una parte. Quindi credo che questo libro sia per quelle persone che non si fermano alla frase nel 1533 Francisco Pizarro e gli spagnoli conquistano l'impero Inca, ma a chi vuole approfondire la conquista del Perù e dell'impero Inca in generale. Quindi io vi consiglio questo libro, trovate il link del libro in descrizione. E fatemi sapere nei commenti se queste recensioni vi piacciono, e se volete cambiare qualcosa di queste recensioni. Siete ovviamente liberi di scrivere il vostro giudizio. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, o se questo video non vi è piaciuto, lasciate un non mi piace, scrivendo anche il motivo. E io vi invito a iscrivervi al canale, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!